Quando uno squalo attacca, la mascella inferiore viene spinta in avanti, così che le prime file dei denti entrino in contatto con la preda. I denti inferiori hanno la forma adatta per trattenere la vittima. Poi la mascella superiore si abbassa, mettendo in funzione i denti destinati a tagliare. Nei mari di tutto il mondo esistono oltre 350 specie di squali. Di queste, solo 5 sono considerate potenzialmente pericolose per l'uomo. La storia evolutiva dei pesci cartilaginei è cominciata 400 milioni di anni fa. Tra gli squali che popolano i mari australiani, quello che più facilmente attacca l'uomo è il Carcharodon carcharias, lo squalo bianco. Può raggiungere i 7 metri di lunghezza e le 2 tonnellate di peso. Si nutre prevalentemente di mammiferi marini come foche, leoni marini e delfini. Pochi animali possiedono una così ampia gamma di sofisticati meccanismi sensoriali come gli squali. Già a chilometri di distanza, gli squali possono sentire la preda grazie all'udito, che è sensibile a vibrazioni di bassa frequenza, come quelle emesse in natura da un pesce ferito o da movimenti disordinati. A parecchie centinaia di metri di distanza, gli squali possono percepire l'odore della preda grazie all'olfatto, che è molto sviluppato. Nel cervello degli squali i lobi olfattivi sono molto grandi. L'acqua entra dalle narici e percorre un cammino obbligato passando su speciali cellule che analizzano la presenza di sostanze odorose. Gli squali possono riconoscere la presenza di sostanze alimentari anche molto diluite, come un grammo di pesce in una tonnellata d'acqua. Con una serie di canalini disposti lungo i fianchi contenenti cellule sensoriali, possono percepire ogni minimo movimento effettuato nel raggio di 100 metri. Infine, sul muso degli squali, si possono scorgere tanti forellini che sono le aperture delle ampolle del Lorenzini, grazie ai quali lo squalo riconosce i campi elettrici. Gli squali possiedono nella bocca e nella faringe papille gustative simili alle nostre, quindi hanno un senso del gusto piuttosto sviluppato. Alcuni squali, quando assaggiano un cibo per loro sgradevole, lo sputano spalancando la bocca. Per poter battere in velocità le prede di cui si ciba, lo squalo bianco caccia colpendo di sorpresa. Osservare uno squalo che nuota liberamente è uno spettacolo unico. Stando nella gabbia non si prova alcun timore e si può godere la scena. Nuotano spesso con un caratteristico stile a zigzag, dovuto al fatto che per poter galleggiare non possono fermarsi e all'esigenza di riuscire ad individuare la fonte di un rumore. Il loro cervello, infatti, confronta le informazioni fornite dalla narice destra con quelle fornite dalla narice sinistra. In alcune specie, come gli squali martello, questo nuoto sinuoso è particolarmente evidente perché le narici, situate alle estremità laterali del capo, sono molto distanti tra loro. Anche se funzionano come armi pericolosissime
implacabilmente efficaci, i denti degli squali non sono infissi negli alveoli con le radici, come i nostri, ma semplicemente impiantati nelle gengive, e questo li rende particolarmente instabili. Per questo motivo, nelle mascelle si trovano più file di denti delle quali solo la prima o le primissime sono funzionali, mentre le successive di riserva. Un singolo esemplare può cambiare, nel corso della sua esistenza, circa 30.000 denti. Quando si dice squalo, la mente evoca immediatamente immagini di paura e ferocia, mentre nella realtà molte specie di squali sono assolutamente inoffensive. Lo squalo più grande, che è anche il più grande di tutti i pesci, è lo squalo balena, con una lunghezza di 20 metri e un peso di circa 20.000 kg. Non è un cacciatore feroce. Nuota lentamente tenendo aperta la bocca, che può essere ampia anche 2 metri, ma si nutre solo di plancton e piccolissimi pesci. È praticamente inoffensivo per l'uomo. Lo squalo tonno, dal corpo sottile e dalla testa appuntita, è un cacciatore rapido ed aggressivo. Si nutre di pesci di superficie come il tonno e lo sgombro. Lo squalo elefante è lungo circa 11 metri, pesa 4 tonnellate e mangia solo animali piccolissimi, pescando dalla massa fluttuante di plancton. Lo squalo elefante si comporta come un gigantesco filtro. La sua bocca è una sorta di grande valvola di aspirazione. Il pesce martello è certamente uno dei membri più curiosi e stravaganti del gruppo degli squali. Non si conosce ancora il motivo della curiosissima forma della sua testa allargata, lunga anche 80 centimetri. Probabilmente i lobi laterali con gli occhi all'estremità delle due protuberanze agiscono come stabilizzatori dell'equilibrio. Lo squalo nutrice abita i fondali. Possiede moltissimi denti corti ed affilati, perfetti per spaccare l'involucro dei crostacei. Si ritiene che i sensibili baffi che presenta sulla testa appiattita lo aiutino ad individuare le prede nascoste sul fondo, dove loro trascorrono gran parte del tempo. Una famiglia di lamantini. L'animale è protetto perché in via di estinzione, ma questo non riguarda l'appetito dello squalo. Lo squalo tigre appartiene anche lui alla famiglia dei potenti predatori ed è involontariamente fautore del mantenimento del grande equilibrio naturale. Grazie allo squalo, la popolazione dei lamantini rimarrà stabile per molti anni e la vegetazione sottomarina resterà florida. Ma qual è la presenza e la reale pericolosità degli squali nei mari italiani? A tutt'oggi è stata segnalata con precisione la presenza di 41 specie di squali. La lista può comunque essere considerata preoccupante perché, oltre a qualche decina di specie di squali del tutto inoffensive, registra anche la presenza degli squali bianco, toro, macò, smeriglio e tigre, considerati potenzialmente pericolosi per l'uomo. Lo squalo ha cose più importanti da fare nel corso della sua vita che aggredire gli esseri umani, e noi dobbiamo evitare di cancellarli dalla terra. Eliminarli significa infatti distruggere un anello fondamentale della catena alimentare dell'ecosistema marino.